Ciao ragazzi, giorno 3 del nostro Fluid Challenge. Stiamo evolvendo e provando di superare le nostre blocchi. Molte persone si bloccano. Io dico, stai facendo Fluid? No, mi sto aspettando di dimagrire prima di cominciare. No, sto aspettando. Non aspettare. La vita è una. Ogni giorno abbiamo la possibilità di evolvere, migliorare, potenziare. Cioè, è un viaggio incredibile Fluid. Ecco perché lo metto sempre. Perché ti squarta, ti fa venire fuori il braccio bello a qualsiasi età. Tricipiti dice ciao, io sono un tricipiti, come ti chiami? Cioè, vedi, è proprio un'opportunità di crescere ogni giorno. Scendiamo giù, ok? Ci mettiamo con le ginocchia divaricate, andiamo a partire con il nostro child's pose. Metto giù e questo child's pose ci aiuta a avere una sorta di partenza. Rilassi le spalle. Ok, in questo terzo viaggio del nostro challenge noi andremo su tempi più lunghi, arriveremo a 20-25 minuti di lavoro, perché vedrai che piano piano portiamo le mani entrambi a destra, facendo uno stretch sul lato sinistro del corpo, perché noterete che poi Fluid, secondo me la lunghezza perfetta sono tra 30 e 40 minuti, mano sinistra. Ci puoi ovviamente fare di più, ovviamente fare di meno, ma io personalmente ogni mattina mi piace fare quei 30-35 e poi più tardi in pomeriggio faccio anche altre cose. Portatevi su, incrociate le mani dietro, ok, per le spalle, abbassandovi la fronte, puoi anche non abbassare la fronte, solo per le spalle, respirando. Scendi giù con le mani, incroci l'altra mano sopra e di nuovo inspiri su. E inspiri giù. Così faremo più tempo, ma non faremo cose più difficili. Facciamo cose sempre alla portata della mano di tutti. Mano destra che passa sotto la spalla sinistra e mi provo di appoggiare giù, con la testa giù. Spingo con la mano sinistra per fare una piccola torsione della schiena. E respiro. Non devi mai essere aggressivo. È una ricerca del limite, ok? La soglia del limite della mia capacità. Cioè non devo superare quello che magari per me non è possibile. È un invito al mio corpo di aprire. Ok, vai in down dog, pedala. È un invito al mio corpo di aprire, non è un comando. Ti posso garantire, se lavori con il corpo risponderà. Respira. Ok, guarda in avanti. Comincio a camminare in avanti con i miei piedi. Ok, stendo. Lo sai che questi vengono movimenti, ok, che vengono dalla yoga, però la usano come riscaldamento e non c'è niente più importante di riscaldare il corpo prima di invitare il corpo di fare movimenti più difficili. Porto le gambe indietro, mi porto in plancia e tocco giù con le ginocchia e torno su, e lo facciamo per 5, 4, addominali, 3, ancora 2, ancora 1, rimango, piego le gambe, porto i fianchi in su. Eccellente ragazzi, spingo giù i talloni, sollevo la destra con inspiro, porto il ginocchio in avanti e per portarlo tra le mani ho un singolo balzo o altrimenti mi aiuto con la mano. Abbasso questa volta le gambe indietro. Allora, la punta dei piedi è a 45 gradi, talone più in fondo, punto in avanti, così, leggermente piegato, e provo di portare spalle anche e tutto il torace frontale più possibile. È un movimento che apre l'anca, apre il flessore delle gambe, le mani vanno su e guardo tra le dita. Ok, c'è sole negli occhi, così io non ce la posso fare. Guardate su. Apri le braccia, scendi giù, mani fino a terra, porti la gamba indietro in planche, rimaniamo qua e scendiamo, 5,
e su. 4 e su. 3. Ognuno può recuperare quando deve recuperare. 2. Respira. 1. Piega le gambe, torni indietro in down dog. Respira. Quando devi recuperare, vai in child pose, recuperi, porta quella gamba in avanti, come meglio credi, portala là, abbassa il tallone indietro, warrior 1, vado su, cado perché c'è il sole, non riesco a guardare su senza perdere l'equilibrio. Ok, qua, ci sono. Ok, provando di portare fianchi frontali, spalle frontali, tutto frontale. La prima volta, ragazzi, non ti viene, non ti preoccupare, è normale, è normale. Poi scendo giù con le braccia, porto quelle gambe indietro, sono in planche e scendiamo. 5 e su, 4 e su, 3 e su, 2. Senti quando l'addome sta funzionando? Ok, e torno indietro. Respira. Rilassa le spalle. Tricipiti indietro, bicipiti frontali, piego le gambe e cammino in avanti, portando le gambe in avanti, stendo le gambe il più possibile, punta le dita, guardo in avanti, inspiro, espiro e scendo, inspiro e salgo, e torno centrale, di nuovo, inspiro su, espiro, scendo fino a giù. Mani a terra, mi piego le gambe, porto la sinistra indietro, la destra indietro, rimaniamo qua. Questa volta, anziché toccare il ginocchio giù, la portiamo al ginocchio frontale. Oh, 5. E 4. Addominali, 3. 2. Addominali tesi. Senti come il core sta funzionando. 1. E torno indietro. Ok, eccellente. Qui sollevo la gamba destra, la porto in avanti, in avanti, in avanti, in avanti, appoggio quella gamba indietro, ma questa volta andiamo in Warrior 2. Ah, ok. Guarda i piedi, la destra frontale è perfettamente perpendicolare con l'arco posteriore, ok? Warrior 2, la posizione è tutto su una stessa linea, spalle sono rilassate, ginocchio frontale che punta il dito medio, il piede indietro, così, boom, perpendicolare. Sentirai molto sulla coscia, molte persone hanno tendenza di stare un po' più sulle gambe posteriori, invece provi di essere centrale, provi di sentire entrambi i piedi, braccia e spalle sono rilassate e guardi sopra il dito medio della mano frontale, inspiro, espiro, porto il braccio indietro. Inspiro, torno centrale. Questa volta il gomito destro va appoggiato sulla coscia destra. Qui, ok, guardami, lo porti frontale, proprio all'altezza degli occhi, per passare sopra l'orecchio. Questo è per la spalla molto, molto delicato come passaggio. Perché io ci ho messo anni per farla, perché ho rieducato la spalla con fluid, ok? Questa è la posizione, ok, finale, side angle, ok? Che sto mettendo una bella bella linea diagonale tra piedi e braccio, ma molti non ci riescono a fare così, braccio può rimanere qua, braccio può rimanere sul fianco o porto di fronte a me, ok? E la trattengo per 4, per 3, per 2, torno su, senti quella gamba che si sta parlando perché sta lavorando tanto, scendiamo giù, mani a terra, provi di staccare quella gamba, la porto alla pancia e sono tornato in plank. A questo punto poggiamo le ginocchia, scendiamo fino a terra in 4, 3, 2, 1. Cobra, mini cobra. Scendo giù, torno indietro sulle ginocchia. Per i miei amici che sono più forti possono andare indietro direttamente sul plank, per noi siamo sul challenge, questo è un starter per tutti i nostri amici che stanno avvicinandosi al mondo di fluid. Portiamo le gambe in avanti, ok? O qui, mi aiuto a avanzare. Abbasso il piede indietro. Ok, scusate le spalle,
ma quando stiamo lavorando ovviamente faccio prima una parte dall'altro. Allora, i piedi sono perpendicolari, braccia sono tese, sente la gamba, perfetto, do così, inspiro, rovescio, inverto, poi vengono avanti, sinistra sul braccio, gamba sinistra, e il braccio può, abbiamo diversi modi, posso portare la spalla, estendere, posso andare sopra o posso passare di fronte agli occhi e cerco di trovare una linea diagonale abbassandomi sulla gamba sinistra, addominali tesi. Senti, lo so che le gambe potrebbero cominciare a vibrare un po', tremare un po', poi guardi giù, porta il braccio verso il fianco, giù, è molto importante non fare male alle spalle. Quando senti, io vorrei che funzionasse o lavorasse proprio a rallenti, perché io non voglio che vi fate male alle vostre spalle. Ginocchio giù, scendiamo giù, 4 e 3 e 2 ed 1, siamo in pancia in giù, mi spiro su, cobra, scendo giù, indietro sulle ginocchia, sollevo le anche e siamo in down dog. Eccellente ragazzi, eccellente, continuiamo da qui per allungarci bene 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 bene, piego le gambe e comincio a camminare in avanti, cammino in avanti, cammino in avanti, quando arrivo in avanti stendo le gambe il più possibile, inspirando e allungando la schiena, inspiro, inspiro, relax. Questa volta andiamo in chair, che vuol dire sfioro la terra, piego le gambe, sollevo le mani e rimango qua, busto dritto, inspiro, espiro, srotolo giù, ristendo le gambe, inspiro, allungo la schiena, poggio le mani, le gambe vanno indietro, torno in plank e portiamole in 5, ok? Destra, 4, ginocchia vengono avanti, 3, addominali tesi, 2, siamo pronti per l'uno, occhio, abbasso il gomito destro e giro sul fianco destro, side plank, sollevo l'anca, 4, 3, 2, gomito giù, passo dall'altra anca, sollevo il braccio, 4, 3, 2, 1, entrambi i gomiti centrali, siamo in plank, 4, 3, 2, se faccio perché le mosche, scusate, poggiate mano destra, mano sinistra, pieghi le gambe, tornate indietro, in down dog, sollevo la destra, ritorniamo in avanti, in warrior 2, ok, portando le gambe in avanti, siamo aperto laterali, ok, apro le braccia, scendo giù su questa gamba, inspiro e inverto my warrior, qui vengono avanti, side angle, semplice, rimango, ritorno su, warrior 2, sentirai molto le gambe qua, eccellente per le gambe questo esercizio, poi avvicino le gambe indietro, stendo le gambe in avanti, ok? Ho accorciato la mia presa, la mia stazza, ok? Stanza. Adesso portale anche indietro, anche indietro, allungo con questo braccio, comincio a scendere con quel braccio e allungo il braccio sopra, ok? Sentirai triangle pose, come si apre le anche. Ovviamente non guardare la mano superiore all'inizio, perché se sposto lo sguardo troppo velocemente rischio di cadere, ok? Respiro. Piego la gamba frontale, torno su e torniamo centrale. Perché torniamo centrale? Perché per me, e voglio lavorare con voi frontalmente, ok?
chiudi le punte, questa volta leggermente scendo centrale, con la schiena dritta. Respiro. 4, 3, 2. Abbasso la sinistra, braccio destro alto, guarda in su. Provi semplicemente di portare il respiro dove c'hai un allungamento o dove serve per allungare i muscoli, poi cambi dall'altra parte. Inspiro. Torni centrale qui. Su. Adesso andiamo a fare dall'altra parte. Divarico la sinistra. Il piede è qui. Stiamo lavorando in modo perpendicolare, le braccia vanno su, rimango qua. Adesso cominciamo a scaldare le anche, sentiamo le anche che si stanno lavorando. Capiamo come sono le posizioni, perché giorno dopo giorno, crescendo con Fluid, diventerete esperte. E quello che è importante è di superare voi stessi, la vostra paura, la vostra convinzione che non siete in grado di fare questi esercizi, perché poi alla fine sono molto molto lineari. E poi ogni giorno sentirai qualcosa che si apre, che si scioglie, che si snoda, finché diventerai in questo viaggio non avete idea, questo è il terzo giorno, perfetto, tu vedrai fra 30 giorni che cosa diventerete, è una cosa meravigliosa. Da qui inspiro, inverto la mia rotta, inspiro, porto il gomito sopra la coscia e di nuovo vado a cercare my side angle, che può essere frontale o piego. La cosa importante è non lavorare mai sul dolore, ok? Allungo, allungo, allungo. Salgo, salgo, salgo. Sente come quella gamba sta dicendo io sto lavorando, però anche la gamba indietro devo lavorare, eh? Cioè lavorano in tutti e due. Stendo la gamba e mi avvicino la gamba destra. A questo punto i fianchi vanno verso la gamba destra, gamba questa posteriore, stendo il braccio in avanti e cominciamo piano piano a cercare un appoggio. Appoggio può essere coscia, stinco, un blocco, un qualche cosa che ti permette di avvicinarti alla terra. Per questo abbiamo anche yoga blocks. Yoga blocks ci aiutano a allungare le braccia, allungare di solito più le braccia che le gambe quando ci serve, allungare la colonna vertebrale quando non riusciamo a stareci seduti per terra. Guarda su. Ritorno su, piego quella gamba, giri entrambi i piedi frontale, tallone leggermente divaricate, scendo giù, scendo giù, schiena tesa, mani giù, rilassati in avanti. Ok, la tua testa sta cercando la terra, le tue gambe stanno cercando di allungarsi. Respira e rilassi tutto, proprio le spalle rilassate, collo rilassato, tutti i versi rilassati. Ritorno centrale e porto questa volta la mano destra giù, braccio sinistro su per prima, guardo il soffitto, il cielo. Respiro e rilassa. Perché l'allungamento deve essere godericcio, cioè devi sentire qualcosa che ti dà sollievo, perché dici, secondo quanto sto diventando forte, forte, forte. Torno in giù, questa volta lasciando le mani giù per terra, chiudo i talloni, divarico le punte dei piedi, braccio fuori e cominciamo a dondolare destra e sinistra per le anche. Ok, e la facciamo 8, e 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e mani giù, riappoggiatevi a terra in qualsiasi modalità per aiutarvi a tornare a terra, per aiutarci a andare a lavorare anche l'altra parte del nostro corpo, che spesso con Fluid siamo pancia in giù, schiena in su, però dobbiamo lavorare anche l'altro lato. Adesso andiamo a fare quello che si chiama half boat pose, ok? Così piego le gambe, boat pose. La trattengo per 4, per 3, per 2, estendo giù, per 4, per 3, per 2, appoggio le gambe e ritorni su.
ok? Specialmente le prime volte, state attenti di non stressare la schiena, di non stressare assolutamente nulla, perché noi siamo in crescita qua, non siamo in spaccatura qua. Sulle gambe, trattengo, 4, 3, 2, stendo, se necessario puoi anche aggrapparti con le mani, che ti aiuta, 4, 3, 2, se volete aiutarvi a tornare su, da un piccolo colpetto di gambe e ti aiuta a ritornare in auge. Scendiamo giù, di nuovo, 4, 3, 2, scendo, 4, 3, 2, rilasso giù. A questo punto sollevamo le anche, ok? Andiamo in bridge e facciamo una pressione con i piedi a terra proprio per sollevare le gambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stendo la gamba destra, trattengo la posizione, ok? Addominali, gambe, glutei per 8, per 7, per 6, per 5, 4, 3, 2, cambi le gambe senza abbassare le anche, stendo la destra, stendo la sinistra, scusami, in linea con la destra, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, appoggio le gambe, appoggio i fianchi, vengo su. Allora, voi magari non avete fatto fluid da tanto tempo, ma avete fatto mia live o avete fatto altri esercizi. Andiamo a lavorare la nostra half boat, side boat, quella che ho inventato io, che la mi piace da morire. Ok? Porto braccio sopra. Se questo dà fastidio sul braccio, portala indietro la testa. Ma siamo roteata lateralmente, lo teniamo per 8, per 7, per 6, per 5, 4, 3, 2, piega le gambe, andiamo dall'altra parte, per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, torni centrale, recuperi le gambe. Ecco, è arrivato una delle pezze forti, c'è la Lula, ciao Lu, come stai? Sei arrivata a farci compagnia, grazie mille. Ok, tutti quanti giù, sdraiatevi giù, rilassatevi giù, portate la gamba sinistra su, cercando un po' di allungamento, ma non troppo. Ok, fianco rimane giù, stendo il tallone su fino a trovare semplicemente un po' di attivazione della gamba. Piego, stendo, cambio gamba, su, estensione, attivazione. 4, 3, 2, giù, lascia le gambe giù e relax, chiudi gli occhi. Apri gli occhi, salite. Terzo giorno del nostro challenge è andato, vi ringrazio tantissimo, perché questo è il mese delle buone propositi, il mese di cambiare, è l'unico modo per cambiare e insistere tutti i santi giorni per almeno 20 di questi giorni per ricominciare, ok? Di solito le buone propositi di gennaio vengono già gettate intorno al 19° giorno di gennaio, e cosa non deve succedere su Now, perché noi siamo guerrieri, noi siamo costanti, noi siamo capaci e noi siamo in evoluzione, e nell'evoluzione per diventare sempre la migliore versione di noi stessi giorno dopo giorno, e il nostro fluid ci aiuta a fare tutto ciò. Baci dalle Jill, vi vedo domani con un altro challenge, e mi raccomando, costanza, costanza è la chiave, costanza, più di qualsiasi altra cosa. Baci dalle Jill, passate una giornata figatosa. Ma ciao amore, ciao. Andiamo.